Per il Francavilla non poteva esserci modo migliore di spezzare in campionato il tabù Vallenzuca. Vittoria esaltante 3-2 in rimonta sull'Aquila in un derby che la squadra rossoblù ha avuto in mano con un doppio vantaggio e che si è fatto scappare di mano, e per questo c'è da fare mea culpa. Nell'Aquila squalificati Battistini e il suo vice Greco, a dirigere le operazioni dalla panchina c'è il preparatore atletico Cola, out Boldrini, Boucher e De Iulis. Padovani viene mandato in panchina, Brenci a ridosso di Ibe e Valenti, 7 le assenze per Iervese, e allora il tecnico del Francavilla, che recupera Menta, conferma il 3-5-1-1 con Palumbo alle spalle di Zerbo. Pronti via, e al sesto l'Aquila già in vantaggio. A Menta sbaglia il rinvio e completa l'opera atterrando Valenti, lestissimo ad approfittare della situazione. Lo stesso Valenti trasforma il penalty, proprio lui tra gli obiettivi di Iervese la scorsa estate, quando per un paio di giorni si era allenato col Villa prima di tornare nel capoluogo. Brenci chiama in causa Spacca al 13°, poi il Francavilla reagisce. Splendido aggancio di Zerbo al 14°, ma l'attaccante non è freddo sull'uscita di Farroni. Dopo due minuti ci riprova Zerbo da piazzato, fuori di poco. Timide proteste del Villa al 17°, sul contatto Ibojo Zerbo, Tucci di Ostiaredo fa giocare. Il Francavilla ci prova, ma manca di incisività offensiva. Farroni vola al 33° sul tiro cross velenoso di Di Renzo. L'Aquila torna a farsi vedere a fine primo tempo, trascinata dal solito Valenti. Saetta Mancina che spacca, tocca e neutralizza con l'aiuto della traversa. Sempre Valenti va in serpentina, ma Spacca dice ancora di no. Ripresa subito con un botta e risposta, mezzo lob di Zerbo senza centrare lo specchio della porta al primo. Sul capovolgimento di fronte Valenti imperversa, Ibe conclude e Amenta salva in angolo. Le sostituzioni apportate da Iervese non leniscono la pericolosità di rimessa dell'Aquila. Ibe per Marra che mette dentro Ruci, non arriva per un soffio. Sbanda ancora il Villa, Ibe salta, spacca e serve Brenci. Amenta salva sulla linea. L'Aquila perdona finché l'azione di partenza non la conduce Valenti, che banchetta nelle voragini francavillesi e timbra la sua personale doppietta. Il Francavilla sembra alle corde e allora si appoggia sulle spalle saldissime di Cosmo Palumbo, il quale, rimesso da mezzala, prima impegna severamente Farroni coi piedi. Poi al 29° riapre i giochi con un sinistro al volo di bellezza stordente, rete da vedere e rivedere. Valenti potrebbe completare la sua super giornata, ma lambisce il palo. L'errore è il lasciapassare definitivo per l'incredibile rimonta del Francavilla. Al 34° c'è il pareggio di Gianmarco Fiore, un colpo da biliardo per l'esterno giallorosso. Ma il Francavilla non si accontenta e va addirittura al sorpasso. Al 39° sfonda Youssef, rinvia male la difesa aquilana dalle parti di Palumbo, il cui piattone è esiziale e fa esplodere il Vallenzuca. Doppietta e 3-2. Prima del 90° l'Aquila troverebbe il pari, ma il gol di Siena è vanificato dal precedente offside segnalato a Ibojo, autore dell'assist. È l'ultimo episodio di un derby appassionante che potrebbe dare la svolta al torneo del Francavilla e ridimensione in parte le ambizioni di una L'Aquila che comunque ha sempre fuori dal campo i suoi problemi principali. Cola, fa male perdere una partita del genere quando sembrava nelle vostre mani? Fa male, fa malissimo, come hanno detto i vostri colleghi, è il bello e il brutto del calcio. Grande rammarico, perché abbiamo meritato per 65-70 minuti, poi ecco l'Eurogol che riapre la partita, la possibilità di riallungare subito le distanze, quel cinismo che forse ci caratterizza tanto fino a quest'ora in campionato, perché creiamo tanto e magari raccogliamo meno. Dispiace per i ragazzi lavorano tanto e bene, e lasciando perdere tutto quello che c'è dietro, perché non, a questi ragazzi tutto si può dire tranne che prendono scuse su queste tipologie problematiche. Una grande tirata d'orecchie, serve l'insegnamento, è un gruppo comunque giovane e dobbiamo continuare a crescere, penso che la strada possa essere quella giusta. Grande rammarico. Era una partita troppo importante per noi, perché a parte che volevamo sfatare un po' questa piccola maledizione del campo, la squadra non ha perso mai l'equilibrio, ha continuato a giocare, e abbiamo creato 3-4 palle gol dove potevamo pareggiare. Poi il secondo tempo purtroppo con il secondo gol veramente era diventato impensabile, però ecco, ripeto, sono felicissimo perché devo solo ringraziare i ragazzi che non si sono mai arresi, ma questo non l'hanno sempre fatto, e soprattutto hanno continuato a giocare a cercare di non perdere la testa, perché era molto facile. Poi il gol, l'Eurogol di Palumbo sicuramente ci ha ridato quella carica che ci serviva, perché altrimenti era impossibile rimettere in sesto una partita del genere. Poi io penso che questa vittoria, sono straconvinto e lo dico
proprio in una maniera forte che è una vittoria meritata, perché sotto di due gol una reazione del genere, sono una squadra forte caratterialmente, forte di gruppo e che ha anche avuto le idee per cercare di creare qualche azione importante.